1, 2, 3. Power è la sua parola d'ordine, o come si usa dire oggi, il suo live motive. E in effetti ce ne vuole di power anche solo per pensare di attraversare il Lago Maggiore a nuoto. Non solo per ciò che riguarda l'impresa in sé, ma anche rispetto a tutto ciò che riguarda l'organizzazione. A me non piace sfidare gli altri, a me piace sfidare me stesso, e con questo intendo anche tutto ciò che riguarda l'organizzazione, dai sopralluoghi ai contatti ai permessi. Generalmente preferisco pensarci io di persona. Non perché non abbia fiducia negli altri, ci mancherebbe, ma perché in ogni cosa voglio metterci la faccia. Voglio che ogni cosa sia curata dai minimi dettagli e che chi decide di sostenermi in queste grandi imprese possa trovare tutto pronto. Per il Lago Maggiore ho iniziato a novembre del 2012 a muovermi e grazie anche agli sponsor che hanno creduto in me sono riuscito a mettere a disposizione dei miei sostenitori due grosse imbarcazioni. Certo, senza un minimo di budget questo non sarebbe stato possibile, mi autofinanzio e gli aiuti esterni sono preziosissimi, così come il tempo e l'entusiasmo dei miei amici e della mia famiglia che mi sostengono. Partire dalla punta più alta del Verbano a Tenero di Contra in Svizzera e raggiungere dopo 60 km di bracciate il circolo La Marna di Sesto. Un percorso non facile, ma proprio per questo ancor più accattivante. Ho ritenuto opportuno farlo partire da qui perché, essendo un centro nazionale dello sport, era più indicato al luogo di partenza. Mi sono mosso, ho preso contatto con i responsabili, il direttore Bixo Chiaprara, che ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarlo per la disponibilità che ci ha dato. E da qui è nata un po' questa, tra virgolette, pazzia di Federico, che lui si è messo in testa di partire da Tenero, arrivare a Sesto Calende percorrendo 60 km, ciò che ritengo, essendo anche un presidente della società di salvataggio della sezione di Tenero, un'operazione non indifferente. Non credo che tutti siano in grado di poter fare questo, ci vuole un buonissimo allenamento, ma oltre questo una costanza e soprattutto una gran testa. Amicizia e il profondo rispetto che io ho, che abbiamo reciprocamente, credo. Ci siamo sempre fidati da quando ci siamo conosciuti sul lago di Garda e qualsiasi cosa lui ha deciso di fare mi è sempre coinvolto. Quindi è una fiducia reciproca la nostra, e che poi nel tempo è diventata un'amicizia vera. Siamo pronti, è un po' che mi sto preparando per questa grande avventura. E siamo pronti, speriamo solo nel tempo e che vada tutto bene. Spero di arrivare ancora pimpante, anche se le ore sempre sulla carta sono parecchie. E sulla carta. Poi il lago ha sempre qualche sorpresa. Speriamo che non siano di quelle brutte. Questa traversata volevo dedicarla alla mia Matilde e a tutti i bambini che della sua età, perché secondo me è oltre all'aspetto del nuoto, che è il gesto puramente fisico, c'è molto di più. C'è una dimostrazione di tenacia, di convinzione, di coerenza in quello che si dice e si fa, e quindi sono dei messaggi che secondo me possono essere molto positivi e vanno trasmessi, specialmente ai giovani.
L'attesa a ridosso della partenza è sicuramente snervante, ma quella che ha preceduto la traversata del Lago Maggiore è stata ben più lunga di quanto si possa pensare. Proprio mentre l'idea di questa impresa prendeva forma, gli allenamenti di Federico si intensificavano, nel grembo di sua moglie cresceva una nuova vita. Come spesso accade però quando siamo troppo concentrati sui nostri obiettivi, finisce che quel che ci sta attorno non viene considerato nella sua giusta importanza. Serve qualcuno che ci riporti con i piedi per terra e solo chi ci conosce bene può farlo nel giusto modo. Come una madre, ad esempio, che con poche righe scritte con il cuore riporta l'attenzione sulle priorità del momento. Caro figliolo, penso che la maternità nella vita di una donna sia una fase molto importante, soprattutto i mesi che precedono la nascita del bambino. Vorrei che tu ti rendessi conto che Federica sta compiendo un'impresa altrettanto degna di appoggio come la tua. Hai sentito il bisogno di essere supportato da lei nelle tue imprese? Cerca di essere presente anche tu nella sua. Gli ultimi mesi della gravidanza sono un periodo particolare per ogni donna e non devi farle mancare la tua presenza, fisica e psicologica. Stai concentrato e non divagare. Sensibilità e amore. Pensaci bene, mamma Gianna. Dove va il papi? Dove va? Va a passeggio! In quel momento ero talmente concentrato su quel che volevo fare che non pensavo proprio a nient'altro. Certo, il fatto di diventare papà mi emozionava, ma non avevo pensato a quanto mia moglie avesse bisogno di me al 100%. La lettera di mia mamma sicuramente mi ha fatto riflettere. Lei mi conosce meglio di chiunque altro al mondo e sa essere obiettiva nei miei confronti. Non ho fatto una rinuncia, ho solo rimandato un po' quel che volevo fare all'anno successivo. È quel seme che la famiglia ha piantato e continuato ad annaffiare che ha dato forma al caimano di Cividate Camuno che fin da bambino ha assaporato il gusto della fatica. Le lunghe escursioni in montagna con mamma e papà, durante le quali capisci che nella vita nulla viene regalato. Tutto deve essere conquistato. Diversamente non c'è gusto né soddisfazione. Ed è proprio questo il messaggio delle sue grandi imprese di oggi, nella speranza che quel seme possa crescere un giorno anche in sua figlia Matilde e in tutti i ragazzi di domani. Luglio 2013, il giorno tanto atteso è arrivato. L'adrenalina era alle stelle, era il momento che aspettavo da tempo, da quasi 2 anni. Avevo già visto e rivisto nella mia mente, nei miei sogni, questo momento, che ora stava diventando realtà. Avevo pensato a tutti i dettagli, a tutto ciò che potevo prevedere, tranne il meteo. Dopo una giornata di cielo sereno, difatti, quando siamo arrivati su a mezz'ora dalla mia partenza, all'orizzonte sono arrivati dei grossi nuvoloni neri che non promettevano nulla di buono. L'esperienza che avevo fatto sul lago di Garda mi aveva segnato parecchio. Nuotare al buio accompagnato da tuoni e fulmini aveva fatto riemergere un po' di paura del temporale e non volevo che questa impresa venisse rovinata dal brutto tempo. Non mi piace stravolgere i programmi, ma anticipare la partenza di 20 minuti è doveroso. E per questo motivo alle 18:39 sono partito.
appena partito è stata una grande liberazione, ho preso subito il ritmo, sentivo proprio l'acqua che scivolava bene sotto di me, sono partito forte e ho continuato con questo ritmo per parecchio, fin quando sono sopraggiunte anche le onde dovute al temporale che mi lasciavo alle spalle. Talmente tanta carica di energia, di adrenalina che avevo accumulato nei giorni precedenti, anche con le onde abbastanza importanti, e tra una e l'altra urlavo "Yuhu!" ai miei canoisti e anche in direzione della barca, dove sapevo che c'era la mia famiglia e il resto degli amici che mi seguivano. Non è un caso se nessuno prima di Federico sia riuscito nell'impresa. Un milanese, Paolo Chiarino, tentò di compierla due volte, ma dovette rinunciare prima per un malore, poi per il temporale. Cedimenti fisici o di testa devono essere messi in preventivo. Per aiutare la mente a non mollare bisogna porsi dei piccoli obiettivi e il primo, Federico, lo raggiunge all'ora del tramonto. Raggiungere il primo punto è stato fondamentale per proseguire, per riprendere la carica, per dire fin qui tutto bene. Avevo già visto e rivisto questo punto, mi ero immaginato qui e ora c'ero veramente. Mentre fisicamente percorro il lago, mentalmente percorro la cartina. Quando le due cose poi vedo che coincidono con i miei pronostici, significa che tutto sta andando nel migliore dei modi. Così come i rifornimenti, barrette, grana e un po' di acqua del lago che costituiscono il mio super power menu. 3,45. Allora, avevi stimato 3,45. 3 ore e 45 sì, stimato? Sì. Ma dove sono andato con la testa per stimare così? Sei in anticipo adesso. Sì. Dunque sei a... È la notte il momento più duro di tutta l'avventura. Il buio non aiuta, i punti di riferimento diventano davvero pochi. Alcuni assumono un aspetto ben diverso rispetto a quando sono illuminati dalla luce del sole. Ciao Fede, tutto bene? Ciao! Oh. Sei? Ci siamo, ci siamo! Perché? Dai, grande! Dai che bello! Ah, lo spettacolo! Spettacolo! I castelli di Cannero, ad esempio, la cui leggenda non è certo tranquillizzante. Si dice infatti che i proprietari furono gettati nelle acque del lago con un sasso al collo e che nelle giornate in cui la nebbia è particolarmente fitta sia possibile scorgere un veliero fantasma che veleggia attorno al castello, reclamando l'antico tesoro sommerso. Nuotare di notte è effettivamente un'impresa nell'impresa. Alle spalle già tanti chilometri, ma davanti ce ne sono altrettanti. Fare i conti con le proprie paure, ad esempio quella di sbattere contro gli scogli che mi è successo verso i castelli di Cannero, non è facile. Le ombre degli alberi che si muovono e sembrano delle grandi braccia, spiriti delle fiabe ormai dimenticate, tornano a galla. Tutto si amplifica. Non solo per me, ma anche per chi mi segue dalla barca.
Mia moglie, ad esempio, aveva il timore di perdermi di vista e per questo mi ha convinto a indossare, oltre che alla boa di sicurezza, anche un LED giallo fluorescente che mi sono legato sulla schiena per essere più facilmente individuabile. L'alba è il momento più atteso, quello che carica di energia, che fa nascere insieme al sole una nuova carica. Ma qualche volta le cose possono anche andare diversamente. Quando stava sorgendo il sole ero esattamente tra il Piemonte e la Lombardia. Avevo ormai percorso diversi chilometri e iniziavo a sentirli tutti. Le onde che arrivavano continuamente dalla mia sinistra mi avevano fatto bere parecchia acqua. E questo, insieme a stanchezza e parecchi brividi del freddo, mi avevano ribaltato completamente lo stomaco. Come se non bastasse, il braccio sinistro, quando mancavano ancora una ventina di chilometri all'arrivo, ha iniziato a darmi dei grossi problemi. Il mare si è fatto sempre più intenso, fino al punto che nella mia testa è sorta la domanda: ma adesso che cosa faccio? Proseguo o no? È un vortice di pensieri quello che si scatena in testa in quei momenti, un mulinello che può farti affondare in un attimo, si rischia di veder naufragare tutti i sogni. E tornano in mente le parole della moglie. Ogni tanto bisogna accettare anche la sconfitta piuttosto che rischiare la vita, che poi in fondo non sarà mai una sconfitta, per cui riguardati, ascoltati, non esagerare a voler per forza arrivare se non ce la fai. Perché per noi e per tutti quelli che ti seguono e che ti hanno sostenuto in diversi modi, hai già vinto. Il male era forte, però al tempo stesso pensavo a tutte le persone che si erano alzate presto quella mattina per venire a sostenermi, e per venirmi incontro. A tutte le persone che mi avevano seguito, a tutti gli amici appunto sulle canoe che avevano pagaiato tutta notte al mio fianco, e non potevo rinunciare, e soprattutto per me stesso e la mia famiglia che mi ha sempre supportato e creduto in me. Infine anche perché volevo dimostrare anche questa volta a tutti che il Caimano di Civitate Camuno sarebbe arrivato su quella spiaggia. Nel momento più critico la mia amica Milena è scesa in acqua e mi ha affiancato con alcune bracciate, e questa cosa mi ha aiutato parecchio a livello psicologico a superare questo momento di particolare difficoltà. Quando il morale torna su, le bracciate ritornano ad essere più fluide. I 6 canoisti della Sarnico Kayak sono arrivati così all'improvviso, mi sono accodati e lì ho capito che avevo fatto la scelta giusta. Continuare anche per questo, per chi mi dimostra nei fatti di sostenermi. Mentre mi godevo ancora il loro arrivo, all'orizzonte sento il rumore dei draghi, quelle imbarcazioni che avevo tanto voluto a tutti i costi. Ero felice di vederli, come un bambino che scarta il regalo più atteso di Babbo Natale.
Questi draghi che prima di vederli li ho sentiti, sentivo che urlavano Fede, Fede, mi incoraggiavano, poi al ritmo di tamburo, e vedevo poi ho iniziato a vedere le pagaie alzate, il rumore delle pagaie che picchiavano sui bordi dell'imbarcazione. È stato un momento molto adrenalinico e ero contento, nuotavo, sorridevo e ce la stavo facendo e loro erano lì per me. La mente aiuta, a volte non ci rendiamo conto di quanto possa giocare a nostro favore o sfavore. Nel buio, solo, affaticato, tutto veniva messo in discussione. Ora con il doppio delle bracciate addosso, il sostegno di tutti, la luce del giorno, la meta è sempre più vicina. Anche il caldo sole di luglio non pesava poi così tanto e le onde dei motoscafi impazziti che si godevano le acque del Lago Maggiore sembravano più sopportabili. Ma è quando si entra nel cosiddetto corridoio di gloria che l'entusiasmo e l'adrenalina salgono alle stelle. Arrivato a quel punto non sentivo più la stanchezza, non vedevo altro che la riva e il mio traguardo, sempre più vicina, e le voci che mi incitavano. Sentivo già il sapore degli abbracci di mia moglie, di mia figlia, di mia mamma e dei miei amici, oltre che alla sorpresa di mio papà. C'è stato anche chi si è tuffato e ha fatto qualche abbracciata con me verso l'arrivo. Altro che l'ecstasy,
altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football. Altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ore 47 minuti 3 secondi, un'impresa da Guinness. Sulla riva del circolo La Marna di Sesto Calende, Federico si inginocchia davanti allo striscione che lo attende. Nonostante la fatica mi si lega sul volto, in questo momento non la sento più. I bastoni delle scope sorretti da due volenterose veline valgono di più. Vale molto di più il calore di tanti amici, vale molto di più la fatica fatta, vale molto di più il sorriso di Matilde, vale molto di più quella dedica sulla cuffia fatta con il pennarello indelebile, ma della quale il lago se n'è preso comunque una parte. Un'impresa scritta, studiata, sudata, tribulata, traballata, ma poi realizzata. Perché l'amore per lo sport lo si dimostra solo facendolo. Un'avventura durissima, dall'inizio alla fine, specialmente poi gli ultimi 20 chilometri. È stata veramente una dura lotta, però la dimostrazione che la tenacia e la determinazione hanno sempre la meglio. E difatti sono arrivato un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma però dai, 20 ore e 47 minuti. È una grande impresa. Un'impresa così, l'ho sempre detto, il singolo la fa, però senza un più che valido gruppo di sostegno e gli adeguati mezzi non potrebbe mai esistere. Quindi un grazie a tutto il mio fantastico team. Ho patito parecchio il freddo e gli ultimi 20 km li ho fatti con questa infiammazione al braccio, però visto che avevo già alle spalle 40 km in condizioni abbastanza impegnative, era un peccato lasciar perdere. La lista delle persone da ringraziare è infinita, da tutto il mio paese, agli amici che sono venuti a seguirmi anche da vicino sui draghi gli ultimi chilometri, quelli più duri. Difatti da quando mi hanno affiancato ho aumentato il ritmo per la gioia, comunque ti dà la carica, e non ne avevo proprio più. La prossima impresa comincerà già, penso, settimana prossima. Devo finire di mettere i battiscopa a casa a mia moglie. Oh, là, lo zaino. Non lo so dove. Che ci hanno detto di lasciare gli zaini lì al cantiere. Certo, era qua. Faccio l'intervista, andiamo a recuperare il cantiere. Poi Sono felicissima che sia arrivato e che sia andato tutto bene. Eravamo tutti molto preoccupati per questa esperienza, ma è andata nel migliore dei modi perché ha seguito il suo cuore e la sua bambina. La parte più difficile
per me, ma secondo me anche per lui, è stato nel momento in cui aveva dei grossi problemi fisici e quindi era anche molto demoralizzato e quindi non sapevamo se continuare oppure se dirgli di lasciar perdere, che per noi comunque aveva già vinto. Noi gli abbiamo trasmesso sicuramente tantissima energia e tanto amore e poi il resto l'ha fatto lui, perché è lui che va con la sua testa e quindi... Spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te.